15 ottobre. Io ti celebrerò perché sono stato fatto in modo stupendo. Meravigliose sono le tue opere. Salmo 139,14. Specchio, specchio delle mie brame. 2. Giunti a questo punto, come dovremmo considerare il ruolo giocato dall'aspetto fisico? 1. Con gratitudine. Ringrazia sempre il Signore perché ti ha creato unico al mondo. Certamente non sei solo il risultato di combinazioni genetiche, bensì sei un pezzo unico e genuino, creato da Dio per riempire uno spazio che nessun altro può colmare. Tu sei ciò che Egli vuole tu sia. Sei tu che hai formato le mie reni, che mi hai intessuto nel seno di mia madre. Salmi 139,13. Io ti celebrerò perché sono stato fatto in modo stupendo. Meravigliose sono te tue opere. Verso 14. Di sicuro non sei il prodotto finale di una catena di montaggio che deve, a tutti i costi, raggiungere quote e caratteristiche richieste. No, di certo. Tu hai ricevuto un'attenzione dettagliata e personale del divino architetto. Il salmista scrive: le mie ossa non ti erano nascoste, quando fui formato in segreto e intessuto nelle profondità della terra. Salmi 139,15. Questo è il massimo dell'attenzione, perciò ringrazia il Signore perché sei stato creato, ispezionato e approvato in cielo prima che tu potessi muovere anche un solo muscolo qui sulla terra. 2. Con intelligenza. Scopri quale sia il disegno di Dio per la tua vita. Non sei stato creato per fare colpo sugli altri, né per ottenere la loro approvazione. Agli occhi di Dio, il tuo aspetto non rappresenta il tuo valore. Il Signore non bada a ciò che colpisce lo sguardo dell'uomo. L'uomo guarda all'apparenza, ma il Signore guarda al cuore. 1 Samuele 16,7. Comincia a guardarti con gli occhi di Dio, perché ciò che veramente conta è solo la sua opinione. Ricorda, li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo. Romani 8,29. Gioisci! Dio non smetterà di lavorare in te fino a che non ti avrà reso simile a Gesù. Scrivici su WhatsApp per ricevere le meditazioni giornaliere ed altro.